Buonasera al professor Giuseppe Fardini, professore di storia contemporanea, anche un'esperienza importante all'Unimol, Università del Molise. Allora professore, vediamo qui sullo sfondo una bella immagine di Antonio Zarja, si è parlato di questo eroe, il suo intervento è stato molto interessante, ha introdotto un paio di elementi particolari come quello della contestualizzazione dell'evento del 73. Lei ha parlato di servizi segreti che vivevano una fase di rinnovamento in un'accezione non propriamente positiva. Perché questo? Siamo in una fase piuttosto complicata e delicata, sia dal punto di vista della politica interna, in quanto dai movimenti extraparlamentari iniziano a sorgere i primi movimenti, i primi gruppi terroristici, quindi il terrorismo interno si sta cominciando a radicare e l'Italia è oggetto anche di particolare attenzione da parte del terrorismo internazionale. La convergenza di queste due forze avversive produce degli scompensi nell'assetto delle nostre istituzioni democratiche che si trovano per la prima volta a combattere contro due realtà difficili da comprendere in quel momento particolare. Professore, Antonio Zarja è stato un eroe perché ha fatto quello che un rappresentante delle forze dell'ordine deve fare in quel momento. Lui, certo, si è gettato oltre l'ostacolo e ha sacrificato la sua vita. Certo. Che significato assume oggi quel gesto anche per una strage, una sciagura che per molti è stata anche un po' dimenticata? No? Certo, è una strage dimenticata perché ha riguardato solo in modo molto parziale la popolazione italiana, visto che soltanto, purtroppo è una parola inappropriata in questo caso, ma sulle 32 vittime gli italiani furono 5, quindi fu una strage marginale nel contesto di una stagione che prende il nome di anni di piombo, e Zarja è stato uno, ahimè, delle tante vittime di questa stagione bagnata dal sangue, anche delle forze dell'ordine. Purtroppo non è stato l'unico molisano, ricordiamoci che a Via Fani ce ne sarà poi un altro. Certo. E l'ultima cosa, professore, storia contemporanea, ieri e oggi si parla di un attentato da parte di palestinesi in quell'occasione, settembre nero. Oggi la situazione della storia contemporanea relativamente a quella particolare zona del Medio Oriente com'è? La storia si può cominciare a scrivere quando, si dice a bocce ferme, possiamo avere l'accesso a documentazioni che purtroppo ancora oggi sono precluse. Quindi diciamo che la stagione degli anni di piombo può avere una lettura giornalistica, una politico-ideologica e una giudiziaria, ma secondo il mio parere non può avere ancora una lettura storiografica sufficiente per stabilire una interpretazione corretta da quel punto di vista. Grazie.